L'amministrazione comunale di Taranto, targata Rinaldo Melucci, ne ha combinata un'altra, altra penalizzazione per i cittadini. Udite udite tarantini, e udite udite in particolare voi residenti di Via Liguria. Prima avevate il permesso per parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu di Viale Liguria, voi residenti. Dal 1° luglio non sarà più così. E allora cosa dovrete fare voi cittadini, voi abitanti di Via Liguria? Dovrete girare in lungo e in largo tutto il quartiere Italia Montegranaro? Dovrete sbattere la testa per trovare un buco di parcheggio? Voi cosa dovrete fare? Dovrete prendere l'automobile, comprimerla, mettervela in tasca per parcheggiarla magicamente? La dovrete parcheggiare sul terrazzo? Ma siamo seri, ma che modo di amministrare? Ora cittadini, soprattutto quelli che hanno votato Rinaldo Melucci, e quindi mi riferisco a coloro i quali hanno dato la fiducia a Rinaldo Melucci, coloro i quali hanno creduto in questa amministrazione, andassero a chiedere spiegazioni a Rinaldo Melucci, all'assessore alla mobilità sostenibile Mattia Giorno, al vice sindaco e all'assessore allo sviluppo economico Fabrizio Manzulli, spiegassero. In questo modo significa mettere in ginocchio una città, ma soprattutto far impazzire i residenti. Non si è mai visto che una persona che abiti in Via Liguria non può parcheggiare gratuitamente in Via Liguria. Questa è l'amministrazione Melucci. Prima ce la leviamo e meglio è. Un'amministrazione che sta mettendo le mani in tasca ai cittadini, li sta spolpando vivi, in senso ovviamente come costi, come tariffe, li sta spolpando vivi. In nessuna parte d'Italia si assiste a uno scempio del genere. E vi dirò di più, si crea una grossa disparità rispetto agli abitanti del centro, del borgo, e vado contro i miei interessi, visto che sono abitante del borgo. Lì c'è il permesso di parcheggio gratuito a fasce per gli abitanti del borgo. Qui in Via Liguria no. Evidentemente ci sono figli e figliastri tra residenti e residenti. Questa è la scienza infusa di Rinaldo Melucci e compagni. Per concludere, una sola parola: vergogna, a nome degli abitanti di Via Liguria.